Sit-in dei sindacati CGIL, CISL, UIL e lavoratori davanti la prefettura di Teramo in Largo San Matteo. Oltre alla protesta si è svolto nella giornata di oggi 3 ore di sciopero unitario, eccetto per i servizi pubblici essenziali. L'agitazione arriva alla luce dell'ultimo incidente mortale avvenuto lunedì scorso in contrada Travazzano nel comune di Teramo, dove ha perso la vita Gianluigi Ragni, il 26enne di Campli, rimasto folgorato mentre era al lavoro su un traliccio di media tensione. Oggi la provincia di Teramo si ferma, perché fermarsi si può e si deve per chiedere maggiori tutele e maggiori investimenti sulla sicurezza, per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le morti sul lavoro non sono mai morti casuali, c'è sempre qualche ingranaggio nel meccanismo della tutela, della sicurezza dei lavoratori che si è inceppato o che non è stato, che non ha funzionato bene. Oggi siamo in piazza, oltre che per esprimere la solidarietà alla famiglia di Gianluigi Ragni e di tutti i lavoratori e le lavoratrici che muoiono sul lavoro, ma soprattutto siamo qui per dire basta. Per i sindacati c'è bisogno di fare molto di più e soprattutto non bisogna rassegnarsi di fronte a questi eventi e lottare per la sicurezza sui posti di lavoro. In questa provincia ci siamo dotati di uno strumento che è l'Osservatorio Permanente sulla Sicurezza e io credo che il modo migliore per dire basta sia dare seguito agli strumenti che abbiamo individuato all'interno di quell'osservatorio. Quindi siamo già partiti con la fase del monitoraggio, si tratterà adesso di accelerare con delle azioni concrete che ci consentano di incidere sull'attività di prevenzione. La parola chiave è prevenire, per poterlo fare bene dobbiamo partire dalle cause che determinano l'infortunio. La parola prevenzione deve venire prima del cordoglio, la parola sicurezza prima di produttività e la parola diritti prima dell'interesse economico. Per questo i sindacati chiedono di avviare un percorso che porti a una mobilitazione generale sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dobbiamo lavorare sulla società e sulla coscienza della società, che tutti quanti noi, quando ci approcciamo al lavoro, dobbiamo sapere che la formazione sulla sicurezza non è solo un obbligo, ma è un dovere di ogni singolo lavoratore, perché noi è impossibile che ancora oggi si va al lavoro e non si torna a casa. Intere famiglie non vedono i propri figli, i propri mariti, le proprie mogli rientrare perché si è andati al lavoro e si è rimasti sul luogo di lavoro.